Allora, se sei appena incappata in questo video non c'entri niente, sei semplicemente incappata in questo video. Se segui questo canale da un sacco di tempo e sei stata fra quelle che me l'ha chiesto continuamente, continuamente, sì, io sento il bisogno di dare il mio contributo alla società virtuale di YouTube facendo anche io questi beniamati outfit of the day. Allora, io non uso molti fiocchi, nastri, pizzi, bla bla bla. Sono un pochettino più semplice. Proprio oggi, no, sì, alla fine sono vestita semplice. Quindi finalmente, oh, ci siamo riusciti. Vorrei fare questo video, d'ora in poi li faccio, magari ogni tanto. Certo, se qualcuno poi mi aiutasse a fare questi video, male non sarebbe, un ciuffo, un ciuffo. Se qualcuno mi aiutasse a fare questi video, male non sarebbe, però fino a quando li faccio da sola, vediamo in qualche modo come posso fare. Mi piacerebbe tantissimo che, non che io sia di ispirazione a qualcun altro, perché non ambisco a questo, ecco, troppo alto come ambizione, o ambizioni un po' più basse sotto questo punto di vista. Che però, le ragazze in carne, le ragazze belle piene, le grasse, diciamo le cose come stanno, quelle grasse capissero che non è vero che non si trovano i vestiti, piuttosto non li cerchiamo. Quindi io su questo, proprio per quanto mi riguarda, non ci piove. E che non è vero neanche che bisogna spendere cifre esorbitanti, assolutamente. Io credo che la collana costi più dell'intero outfit. No, però la collana, vabbè, l'hanno regalata, quindi vabbè. La collana che, vabbè, ora ve la faccio vedere. Quindi, vi faccio vedere l'outfit. Allora, abbiate clemenza perché sono da sola e quindi devo fare tutto sola e devo capire soprattutto come si fa. Allora, ve li faccio vedere pezzo per pezzo. Allora, ho messo, mi allontano così e poi, così. Ho messo questa maglia a righe orizzontali che ho preso da H&M un po' di tempo fa, che però io credo che si trovi ancora, niente di particolare. A me faceva simpatia, l'ho pagata pure poco e l'ho presa, anche perché ho notato che quest'anno si usano molto le righe, quindi va bene così. Questo cinturino, ecco, vedete quando io vi dico le cose si trovano. Questo cinturino qua l'ho comprato da Zara, perché non è vero che Zara vende soltanto per ragazzi molto esili. Io compro da Zara e notate che qua la carne c'è. Allora, questo cinturino l'ho preso da Zara e l'ho messo perché mi faceva simpatia, perché qua ha il cosetto dorato in sostanza. Poi, siccome in casa fa un po' caldo ma fuori fa fresco, ho messo questo giacchino che è di cotone. Sì, è di cotone. Questo non so come aiutarvi perché l'ho comprato in America e tra l'altro l'ho comprato in America un po' di anni fa. Quindi non so come aiutarvi. L'intento è questo, mi piaceva perché era puro finto Chanel. Allora, chiuso viene così, ma io ho un davanzale ben attrezzato e quindi non la chiudo mai perché sennò mi si apre il davanzale, e la tengo così, sciolta, leggera. Secondo me questo contrasto, cioè, mi spiego, vengo però di questo stampatello, la maglietta a righe e il maglioncino così bianco con la riga nera, secondo me se ne stanno bene. Poi giù ho messo, ora devo staccare, devo ritaccare, fermi tutti. Ok, ora mi devo allontanare di nuovo, riprendo la borsa. Giù, spero che si veda, forse dietro è buio, non lo so, va bene. Ho messo dei jeans a zampa d'elefante, anche questi li ho presi in America, però li ho presi da Gap. Gap veste fino a grande, questo non è neanche la taglia più grande di Gap. Io credo che Gap veste fino alla 54. Io questi li ho presi da Gap 4 anni fa, ancora resistono. E giù ho messo delle scarpe particolarmente semplici e comode, perché, ecco, l'eleganza, la mia eleganza tipica, semplici e comode perché probabilmente stasera camminiamo, però io ci tengo a mettere i tacchi, se non sono tacchi sono zeppe. Quindi ho messo la maglietta a righe orizzontali, le zeppe e questa giacchettina, perché fuori c'è veramente freddo, siamo quasi a luglio ma non si direbbe assolutamente. Se non ci fosse questo freddo probabilmente non avrei messo questa magliettina, ma cioè no, questa magliettina, questa cosina qua, la magliettina è così con la manichetta morbida, niente di trascendentale. Tra l'altro credo l'avrà pagato sui 5 euro, perché sono di quelle magliette di H&M che si sono tipo basic, una cosa del genere. Ah, poi
Il trucco sono stata, vabbè, i miei trucchi normali, semplici, io, niente di che. Il trucco è dorato. Allora, il color oro è della Too Faced, ve lo la, già ci sarà scritto in sotto, in sovraimpressione come nelle trasmissioni, quelle. Ciao Maria, posso salutare tutti quelli che mi conoscono? Poi ho utilizzato un ombretto di Paola P, anche qua vi scriverò il nome in sovraimpressione perché non me lo ricordo. E come eyeliner ho fatto una rigazza in modo tale che si vedesse di Smog, questo me lo ricordo di Urban Decay. Poi ho messo la Ciacia Tint per cercare di finire questa Ciacia Tint che si riproduce la notte da sola. E sulla boccuccia di rosa ho messo un po' di gloss, forse già l'ho messo qui dentro. Sei qui, siete fortunate. No, ovviamente sono ancora là sopra, ma non ha importanza perché ho messo un po' di lucidalabbra della Goldistar. Accessori. Come accessori, io o sono di una semplicità che quasi do fastidio, oppure sono di un'eccentricità che quasi dà fastidio. Allora, partiamo dalla parte grossa che è quella che si vede da lontano. Ecco, questa me l'ha regalata mia madre. Collana, dovete sapere, io la metto con i jeans, ma la metto anche con un tubino nero, un bel paio di sandali alti, mi sono fatta il completo per il matrimonio. La metto anche sì, vestita un po' più casual, tipo stasera, perché alla fine, se voi ci pensate, non è che io abbia niente addosso, niente di che. Tenete conto che questo giacchettino qua io l'ho preso da Target. Da Target non è che abbiano capi particolarmente costosi. Io ogni tanto penso perché non abbiamo Target qua? Meglio, perché io sarei totalmente rovinata, perché da Target ci sarebbe da comprare. E comprare, comprare, comprare. La collana, questa qua, me la chiedete continuamente. Quando io la metto nei video me lo chiedete sempre dove l'ho presa. Ragazze, me l'ha comprata mia madre, l'ha comprata a Roma. Mi sono truccata d'ora perché ho deciso di mettere questa collana. Siccome la collana è importante, ho messo questi orecchini che sono, vabbè, gli orecchini che io praticamente metto tutti i giorni, che sono di Accessorize, li ho mostrati in un video. Sì, li ho mostrati in un video. Va bene, poi tanto li devo rivedere questi spezzoni, quindi vi scrivo il link del video. Guardate il box informazioni, perché certe volte non metto le annotazioni, ma scrivo nel box informazioni. Poi, sinceramente, ancora non so se lasciarlo o meno. Ma ho messo questo bracciale. Sapete che io adoro questo bracciale. Io certe volte lo metto così perché mi va, lo metto. Ma a me mi piace troppo. Sapete perché? L'ho pagato 5 euro, ne costava 50. Io continuo a pensare che non valga 50 euro. Io l'ho pagato 5 euro a un negozio che stava chiudendo. L'ho visto e l'ho comprato. Secondo me non ci sta un granché. Forse è meglio che lo tolga. No, me lo là. Non lo so. Comunque, lo scopriremo solo vivendo. Però come accessori ero poi decisa di mettere la borsa, se prendere la borsa nera. Io ho una borsa matelassé nera con la catenella, siccome sono vestita pura finta Chanel avrei potuto mettere quella. E invece ho pensato, no, prendo questa che è beige, che volendo qua con l'ambaradan sta benissimo, che sta pure bene. Quindi niente, per renderlo, siccome stiamo andando a mangiare una pizza, non è che stiamo andando a fare chissà che cosa, però io ci tengo a vestirmi carina quando esco, a truccarmi, non è che stiamo andando tipo nel posto, nella pizzeria delle pizzerie, stiamo andando a mangiare una pizza così in compagnia. Niente, ho deciso di prendere questa borsa che anche se è da portare a mano, io ormai sono talmente abituata a queste clutch che ormai cammino così. Cioè, ci sono talmente tanto abituata a camminare con queste clutch perché io ho cominciato a utilizzare le clutch in tempi non sospetti. Quindi, un po' come quando si usavano le borse da tenere così al gomito, io le ho cominciate. Ah, sembrava che ci avessi la panza. Se ne sta andando, sono troppo contenta io, tutta questa dieta sta. È un po' faticosa, ci sono giorni in cui io ho di fame. Ho fame, sinceramente, ho proprio fame. Bevo un bel bicchiere d'acqua, ma poi mi vengono voglie. Ma voglie allucinanti. L'altro giorno avevo voglia di cubetti di prosciutto cotto, ma proprio. Ma poi io adesso sono fissata al prosciutto cotto, ma evito. Va bene, niente. Spero che. Oh, le scarpe, ecco. Allora, mettiamola così: se io fossi andata altrove e non dove stiamo andando questa sera, che è un posto un po' più alla buona, dove si mangia però una pizza tipo spettacolare, spettacolare.
Avrei messo un altro paio di scarpe che sono dei sandali Fornadina, no, Miss 60. Ma siccome stiamo andando là, alla fine ho deciso di mettere questi sandali che sinceramente ero lontana, non sono sicura che si siano visti. E siccome ho ricevuto delle email un po' così, dove mi si chiede di mostrare i piedi, così il tizio che vede i piedi fa l'amore guardando i miei piedi, non intendo fare dei primi piani ai miei piedi. Non perché io abbia dei piedi particolarmente brutti, anzi, li ho normali come tutti gli altri, questo è quanto. Mi vergogno. No, no, che mi vergogno. Cioè, io ho ricevuto diverse email con questi contenuti. Un po' così mi ha fatto l'impressione a me questo qua, che si faceva l'amore da solo, guardando i miei piedi. Oh mio Dio, pensavo, non è possibile che sto leggendo. Ah, lo smalto. Lo smalto è uno smalto della Sinful Colors, però siccome non posso andarlo a prendere perché il posto dov'è questo smalto in questo momento è occupato, non posso andarlo a prendere, quindi uno smalto Sinful Color l'ho messo mani e piedi perché per la prima volta in 10 anni che io e mio marito stiamo insieme, mio marito mi ha dato un consiglio, mi ha detto perché non metti lo stesso smalto che ho messo i piedi nelle mani perché io solitamente sopra un nude e lui ha accontentato, sta bene con l'abbronzatura, va bene. Spero che vi sia piaciuto, spero che come esperimento vada bene. Se vedo che va bene, andiamo avanti. Viva la vita, avanti tutta. E alto là, sudore. Sa di Dove. Ciao e che l'estate sia con voi.